siamo muniti di Green Pass nella maggior parte delle persone. Ritenete appunto che sia giusto questo obbligo di esibirlo in determinati locali? Abbastanza, però sì, visto adesso ormai bisogna adeguarsi, vista la situazione, visto il momento, e quindi la maggior parte di noi è coerente a questa cosa. Al via la fase 1 della certificazione verde. Da oggi 6 agosto il Green Pass è richiesto per accedere a piscine, palestre, cinema, musei, stadi e teatri. L'obbligo vale anche per partecipare ad eventi, fiere e congressi. Dal 1 settembre poi giro di vite per i professori e gli studenti universitari che dovranno esserne dotati. Il personale della scuola che non avrà il Green Pass potrà essere sospeso e restare senza stipendio. Il lascia passare è richiesto per chi ha più di 12 anni. Viene rilasciato dopo 15 giorni dalla prima dose del vaccino, a chi è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi oppure con l'esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. Lo si scarica con le app Io e Immuni, ma anche dal medico di base e in farmacia. Vi hanno già richiesto il Green Pass oggi qualcuno? No. Assolutamente no, ma l'abbiamo comunque. Quindi avete deciso di fare il vaccino? È da tempo. C'è del Green Pass obbligatorio, è d'accordo lei su questo? Io penso di sì, perché è una questione di salute generale, poi non è una cosa dittatura italiana, è una cosa mondiale. Vi è stato chiesto oggi il Green Pass? No. Niente. Ce lo avete oppure avete deciso di non fare il vaccino? No, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo tutti. Che cosa ne pensate di questo obbligo per entrare e accedere in diversi locali? È giusto? Sì. Dovevano farlo prima, sì. Visto i numerosi casi che ci sono, quindi è giusto. Il passaporto verde dovrà essere esibito anche per entrare nei bar e nei ristoranti al chiuso, ad eccezione delle consumazioni al banco. Al momento però, grazie alla bella stagione, gli imprenditori utilizzano gli spazi all'aperto. Il problema, infatti, si presenterà in caso di maltempo. Per il cittadino che non rispetta le regole e per il gestore del locale che non effettua i controlli, è prevista una multa da 400 a 1000 euro. In più, per gli esercenti, se le trasgressioni si ripetono in 3 giorni diversi, c'è il rischio di chiusura da 1 a 10 giorni. Primo giorno. Buongiorno di Green Pass, come è andata? I clienti hanno fatto domande? Abbiamo domandato noi veramente se avessero o meno il Green Pass e non tutti sono muniti di questo Green Pass, e comunque noi siamo fortunati perché abbiamo la struttura all'aperto, il ristorante all'aperto, e questa struttura qui è leggera, quindi siamo abbastanza, non abbiamo grossi problemi, no. Avete ricevuto delle domande particolari? Sì, domande tipo chi mangia fuori che non ha il Green Pass, se per andare in bagno, perché bisogna attraversare la sala, può farlo, lo potrà fare con la mascherina indossata. Nel caso ci fosse la pioggia o il maltempo, come spesso accade con il vento improvviso, allora chi non è munito di Green Pass ha la prenotazione fuori e sarà disdetta la prenotazione perché non potrà accedere. Il vostro locale è all'aperto, insomma, questo bar. Se fosse stato al chiuso, le avrebbe creato dei problemi? Sicuramente sì, perché avrei dimezzato la clientela, avrei avuto meno persone che potevano entrare, sicuramente. Ma non è d'accordo sul fatto che sia stato imposto? Sì, questo Green Pass, sicuramente, non lo so, è stato tutto studiato in modo molto veloce. Siete muniti di Green Pass? Sì. Vi è già stato richiesto oggi in qualche locale? No, sono solo venuta qui, quindi no. Anche voi l'avete? Sì. Eccolo qua il suo. Quindi ha fatto entrambe le dosi o una sola? Entrambe. Ha deciso di sottoporsi alla vaccinazione per quale motivo? Per uscire da questa pandemia. E a favore anche di questa carta verde? E se è un incentivo, chiaramente, a convincere le persone a vaccinarsi, per forza, sì. No, ma anche, anche la signora qua vedevo che ce l'aveva pronto il Green Pass. Eccolo. E sul Green Pass che cosa ne pensa? È giusto, insomma, obbligare le persone ad averlo? Obbligare adesso, però è giusto, sì. Non mi è mai capitato che richiedessero il Green Pass, però ritengo che sia una cosa utile. Quindi giusta e a favore? Sì, sono a favore, perché è giusto che ci sia anche questa libertà di scelta, chi vuole fare il vaccino, chi non lo vuole fare, ma è anche vero che è, diciamo, l'unico strumento che abbiamo oggi per contenere la pandemia o quello che può essere le difficoltà del caso. Tanto ci vuole, secondo me sì. Se no, non ci sarebbe stata alternativa anche la libertà? No, perlomeno ci proviamo, no? Se no non se ne viene fuori. Proviamo quello che possiamo fare. Penso che per i giovani il fatto di non andare al ristorante, secondo me, all'interno non è giusto. Per esempio, noi domani abbiamo una festa di compleanno e niente, noi siamo costretti a stare fuori con mio figlio
perché lui non si è vaccinato. Quindi i vaccini obbligatori sì, però al di sotto di una fascia di età. Esatto, esatto, cioè secondo me i giovani sono molto limitati in queste cose, cioè anche d'inverno per esempio, cioè d'inverno o d'estate non è che si va fuori, quindi i giovani dove si riuniscono? Nei ristoranti al chiuso, ma se non sono vaccinati...